per un terzo di gara. Vediamo la prima azione nel montaggio curato da Stelvio Saltamerenda, Boxi Cirruente, in acrobazia il tentativo da parte di Signori. Poi l'Inter, Berti di testa, prolunga per Del Vecchio, decisivo in uscita Marcheggiani. Sul corner Berti disturba Bergodi, poi Negro è tradito al rimbalzo e Berti è prontissimo. Guardate la curiosa esultanza di Nicola Berti. Inter in vantaggio, è un Inter che ha poi in più di un'occasione la possibilità per raddoppiare. Qui il tentativo da parte di Jonk. Buona la giocata di Fuser che va a cercare Boxic. Mira sbagliata. In avanti anche Festa per l'Inter. Del Vecchio non trova però la potenza con il suo destro, facile stavolta l'intervento di Marcheggiani. Guardate che numero, Orlandini per Orlando, si chiude la triangolazione ma palla fuori, Lazio graziata in questa occasione. Poi guardate Rambaudi per Signori che scatta sul filo del fuorigioco, interviene Pagliuca, Preossi concede il calcio di rigore e il capitano della Lazio chiede invano anche l'espulsione del portiere nerazzurro. Senza rincorsa, come di consueto, con freddezza Signori trasforma e da questo momento si vede in pratica quasi esclusivamente Lazio. Guardate ancora Rambaudi per Negro, molto attento sull'uscita di Pagliuca, poi fa l'aeroplano. Passiamo al secondo tempo, c'è l'ingresso in campo di Sosa al posto di Alessandro Bianchi, ma ancora Lazio spinge Signori, qui meno potente che in altre occasioni, si oppone Pagliuca che nonostante il pesante passivo è stato comunque buon protagonista per l'Inter. Qui un tentativo di Orlandini con Marcheggiani che non si fa sorprendere, mette in corner, poi Bergomi che cerca di opporsi a Winter, Boxic. Guardate che palla morbida per Rambaudi che solo si coordina e mette in rete. Lazio padrona del campo, tentativo di Signori, prima risposta di Pagliuca, poi arriva Vinta, ma non è finita, è proprio un Luna Park Lazio. Fusere ancora Pagliuca, parate nazionali. L'Inter perde anche Massimo Paganin al 33esimo, dunque l'Inter che finisce in inferiorità numerica, ha già effettuato due sostituzioni. Sosa si libera bene ma la conclusione centrale, non è riuscito il gol all'ex laziale. E poi Orlandini avrebbe unitato forse qualcosa di più con questo sinistro davvero interessante, ma guardate Signori, questo sì che è un assist ed ecco Winter che mette in rete, dunque 4-1 per la Lazio.